Buongiorno, come stai? Spero bene. Sono tornata dalla Mostra del Cinema di Venezia dopo 12 giorni veramente intensi. È il secondo anno di seguito, ovviamente, in cui la Mostra del Cinema di Venezia si tiene nonostante la pandemia. L'anno scorso è stato un vero e proprio miracolo perché è riuscita la rassegna a svolgersi con restrizioni, ma regolarmente e a non avere neanche un contagiato, dando anche abbastanza speranza e linfa al cinema. Ma quest'anno ha raccolto i frutti di tale impegno perché tantissime produzioni sono venute a presentare i loro film a Venezia e quindi è stato un anno pieno zeppo di film interessanti, anche abbastanza outsider come lo stesso Dune di cui ho fatto recensione durante lo svolgimento della mostra. Mi trovavo a Venezia, la Mostra del Cinema, al di là del fatto che la frequento da più di 10 anni, come membro di una giuria per un premio collaterale. Alla Mostra del Cinema di Venezia, infatti, oltre al concorso ufficiale, ci sono una serie di altri premi, come per esempio la stessa sezione Orizzonti o Giornata degli Autori, e altri premi collaterali che vanno a premiare aspetti molto più specifici dei film. Nel nostro particolare caso, io mi trovavo nella giuria del premio FanArt3 Awards, una tripletta di premi che sono stati creati dall'associazione FanArt3, vi lascio il link del loro sito qua in calce, e sono tre premi che vanno a concentrarsi sugli aspetti di interesse, diciamo, nerd, fandomico, quei film in 2D o in VR che possono essere interessanti dal punto di vista fanboy, fangirl, insomma, della cultura di massa, della cultura trasformativa. Se siete addentro al tema, conoscete già l'argomento, capisco che magari può essere un po' più alieno per chi non mastica, però semplicemente andiamo a premiare quei film che hanno il potenziale per avere un pubblico di appassionati anche a lungo termine. Incredibilmente, quest'anno non abbiamo avuto necessità di premiare Dune, che era la scelta più scontata perché Dune si porta dal libro l'interesse, diciamo, non era merito del film stesso, ha un fandom molto vasto, ma dipende, diciamo, dalla rendita che si porta sulle spalle del libro di Herbert, del film di Lynch. Quindi avremmo potuto premiarlo, ma quest'anno abbiamo trovato titoli più interessanti. Principalmente i FanArt3 Awards vanno a premiare la migliore esperienza in realtà virtuale dal punto di vista dei fan, vanno a premiare la coppia all'interno di un film con l'interazione più interessante, la cosiddetta Best Ship, e poi anche i FanArt3 Awards hanno il loro premio principale che è la graffetta d'oro. La nostra graffetta d'oro di quest'anno è andata a Freaks Out di Gabriele Mainetti e sono molto contenta. Ammetto che Freaks Out era il film in assoluto presentato a Venezia quest'anno che aspettavo di più subito dopo Dune. Mi interessava tantissimo perché Gabriele Mainetti è un regista che in realtà finora ha diretto un film estremamente celebre italiano che lo chiamavano Gigrobò, che è un film che a me è piaciuto tantissimo e quindi attendevo la sua seconda opera di regia e la tematica mi interessava molto. Così a caldo devo dire che il mio responso rispetto a Freaks Out è stato che avevo le aspettative altissime e diciamo che il film è arrivato qua, quindi un po' sotto le mie aspettative. Forse mi attendevo una cosa che proprio mi rivoluzionasse e invece è un gran bel film. Quindi, insomma, passati un po' di giorni per reinquadrare il film in sé, devo dire che è un'operazione veramente bella e mi è dispiaciuto un sacco, e spero che non sia passato tanto questo messaggio fuori dal Lido, che la critica l'abbia un po' bastonato Freaks Out. Se si legge sui giornali, ci sono tantissimi critici che gli hanno dato voti molto bassi, ingiustamente bassi. Cioè, se tu mi dai una stella e mezzo a un film, vuol dire che è un film che non ha né capo né coda, un film brutto, che funziona male, non un film che non piace a te. Freaks Out può non piacere soggettivamente, ma non mi puoi dire che è brutto o fatto male. Quindi dagli una stella, secondo me,
non ha ragion d'essere, non sta né in cielo né in terra. Ho l'impressione, ma magari sbaglio, che la critica cinematografica, soprattutto quando si ha a che fare con i festival del cinema, abbia ancora un po' un'allergia, non tanto per i film di genere, come si suol dire, ma specificamente per i film supereroistici, anche perché diciamo che ingorgano abbastanza la produzione da un po' di anni a questa parte. Già sarebbero stati outsider 15 anni fa, ma adesso secondo me c'è un'antipatia anche legata alla saturazione del tema. Non è un caso che due dei film che noi abbiamo premiato avevano un voto medio della critica abbastanza basso, nonostante fossero due film estremamente godibili. Parlo appunto di Freaks Out e di Mona Lisa and the Blood Moon di Anna Lily Amirpour, che è anch'esso un film che tocca la tematica supereroistica che noi con i FanArt 3 Awards abbiamo premiato come miglior coppia. Un altro caso di film estremamente carino, godibile, ben fatto, che è stato massacrato dalla critica del Lido, ingiustamente. Con Freaks Out questo problema è ancora più in vista e mi dispiace che ci voglia ancora un po' perché Freaks Out esca al cinema. Perché non vorrei che questo giudizio negativo sedimentasse fino ad allora e danneggiasse il film, perché sono convinta che invece tutti quelli che hanno amato Gigrobot devono andare a vedere questo secondo film. E è un film con dei bei personaggi che ha molto cuore ed è anche molto bello da vedere, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista narrativo. Qualcuno potrà dire: sì, però 2 anni fa il Leone d'Oro a Venezia è andato addirittura a Joker, che è comunque un film supereroistico, ma secondo me il film Joker è un caso molto a parte, innanzitutto perché è relativo a un cattivo dei fumetti che è talmente iconico che quasi ci dimentichiamo che venga dai fumetti di Batman, cioè è un villain che ormai è assurdo, quasi ha una dignità shakespeariana in un certo senso. Quindi, da un certo punto di vista, quel film è stato assorbito come un film autoriale, anche perché per tre quarti di film ti dimentichi quasi che sia una building story su Joker, è la storia drammatica di un singolo personaggio. Quindi, in realtà, quel film è molto nei binari del film drammatico che può piacere ai premi, ai festival, eccetera. Se uno guarda Joker e Freaks Out, si rende conto che Freaks Out si va a parlare anche di argomenti pesi perché c'è comunque il nazismo di mezzo, però rispetto a Joker rientra più nei binari del film di intrattenimento. Noi abbiamo premiato il film proprio perché secondo noi è un film che ha un potenziale per crearsi uno zoccolo duro di fan, di seguito che porta comunque lo spettatore a ricamare su quale possa essere la mitologia dietro al film che sta vedendo, quali possano essere gli sviluppi successivi, magari anche di questi personaggi. Crea proprio una lore, come piace dire agli appassionati, un universo altro, che ovviamente ha in sé molte dinamiche che già conosciamo, che già abbiamo visto altrove, però ricombinate in un contesto che le rende originali. Mainetti, dopo due film, direi che si iscrive abbastanza bene nel novero di quei registi, di cui ovviamente il santo patrono è Quentin Tarantino, che vanno a pescare da un mondo che loro stessi amano, vanno ad attingere a tantissimi stimoli molto diversi uno dall'altro e il loro lavoro è ricombinarli per creare qualcosa di inedito e anche sorprendente. In questo Mainetti stesso si è dimostrato un fan. Freaks Out innanzitutto unisce almeno due grossi filoni. Il film che parla appunto di Freaks, tratto qua in tematica proprio circense come nel cinema tradizionale, per cui abbiamo un gruppo di saltimbanchi più o meno scherzi della natura, c'è cioè addirittura Claudio Santamaria che è il classico uomo lupo interamente ricoperto di pelo su tutto il corpo, però questo loro essere Freaks sfocia nel superpotere, ciascuno di loro ha delle abilità che sono a tutti gli effetti sovrannaturali e quindi si unisce il filone cinecomico e supereroistico. Il primo riferimento fumettistico che può sorgere alla mente guardando il film è sicuramente gli X-Men. Può venire in mente soprattutto perché effettivamente
non lo svelo per non fare spoiler, ma il personaggio principale del film io non mi aspettavo quale fosse. Cioè, effettivamente, un personaggio nella pellicola che poi sarà overpowered rispetto agli altri e quindi ha un ruolo centrale, cioè un ruolo protagonista. E questo personaggio può ricordare molto da vicino una dinamica che appartiene all'universo degli X-Men. Altro riferimento che a me è venuto subito in mente, forse sarà stata anche per la tematica nel nazismo, è la serie britannica Misfits di qualche anno fa, ormai più di 10 anni fa credo, che nella contemporaneità raccontava un gruppo di personaggi borderline, in quel caso semidelinquenti, abbastanza giovani, che dopo un temporale avevano acquisito dei superpoteri, uno diverso dall'altro, e c'era un episodio in cui finivano indietro nel tempo e dovevano sconfiggere i nazisti che in questo universo parallelo avevano vinto la guerra a causa di una dinamica che non svelo, perché è stranamente prossima a un qualcosa che si vede anche nel film Freaks Out. Ebbene sì, Freaks Out si ascrive a questa sorta di nuovo genere cinematografico, letterario e televisivo che possiamo definire il fantanazismo. Fanta-antinazismo, ovviamente. Fantanazismo nel senso che si immagina un universo in cui non solo ci sono i nazisti, ma i nazisti hanno accesso anche a delle capacità particolari, sovrannaturali di qualche tipo. Se parliamo più in generale di revisione fantasiosa della Seconda Guerra Mondiale, anche lì salta fuori il nome di Tarantino con Bastardi senza gloria, ma se parliamo appunto di persecuzione razziale riletta in chiave fantasy, oltre a Misfits può venire in mente The Man in a Castle, la serie TV. Anche lì i nazisti acquisivano dei poteri particolari che li rendevano ancora più forti di quanto non fossero stati. Qua in Freaks Out siamo un passetto indietro rispetto a questo aspetto. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi che non sono del tutto nuovi, che però ricombinati insieme creano un caleidoscopio abbastanza mai visto in un film italiano, molto bello. È anche bello che si tende ad avere un atteggiamento riduttivo col cinecomic, no? Come se fosse una sorta di area latrina del cinema in cui c'è solo il film junk di intrattenimento, eccetera. Però in realtà l'acquisizione di superpoteri fin dalla mitologia è un genere a sé, per cui diventa poi per un autore uno strumento che ti aiuta a esplorare narrativamente dei lidi che altrimenti non potresti toccare, ed è proprio quello che Mainetti fa con questo film. Mi ha colpito tantissimo la figura del villain del film, e ha fatto due film Mainetti, però in tutti e due film devo dire che spicca abbastanza il ruolo del cattivo. In lo chiamavano Gigrobò, era diventato iconico Luca Marinelli come Zingaro, che era un cattivo assolutamente fantastico. E qua appunto il cattivo principale è questo Franz, che nel poster uscito qualche giorno fa ha anche un ruolo molto centrale, che è interpretato tra l'altro da un attore omonimo, Franz Rodowski, tedesco ovviamente. Ci sono una serie di attori tedeschi nel film che, ahimè, mi veniva da ridere perché molti attori tedeschi sembrano condannati a fare il ruolo del nazista nelle produzioni internazionali. È un po' quelle croci che bisogna portare, come il fatto che gli attori italiani debbano andare a fare il pizza e mandolino nei film americani. Beh, dicevo, il cattivo a me è piaciuto moltissimo. Magari quando parla in italiano con l'accento marcato può risultare quasi ridicolo, però questa componente viene totalmente oscurata dalla bellezza del personaggio, che ha una serie di skill che io ho adorato. Mi dispiace di non poterne parlare qua perché sono spoiler, però veramente mi sono piaciute tantissimo. Cioè, la cosa che mi è rimasta più impressa di tutto il film Freaks Out sono proprio le scene relative al villain, anche dal punto di vista registico. Ma per quanto ci piacciono, non soffermiamoci solo sui cattivi, andiamo anche sugli eroi buoni della storia, che come lo chiamavano Gigrobò non sono buoni a tutto tondo. Il gruppo di saltimbanchi protagonisti, che sono fondamentalmente un quartetto di personaggi
più una sorta di figura paterna che è Giorgio Tirabassi, che non sappiamo bene se è una figura positiva o negativa, lo scoprirete durante il film. Quello che a noi come giuria è piaciuto di più come personaggio è sicuramente quello di Pietro Castellitto, l'albino di nome Cencio, e credo che sia un complimento due volte più grosso, perché di per se stesso Pietro Castellitto l'anno scorso non si era fatto volere proprio tantissimo dal pubblico con una sua uscita durante i ringraziamenti, però è proprio il classico che ti può stare simpatico o antipatico nella vita, ma poi professionalmente gli devi riconoscere merito perché l'anno scorso ha portato un bel film da regista ed è già la seconda volta nella mia permanenza a una mostra del cinema che lo vedo recitare in una parte e mi trovo a pensare che quella parte sia cucita addosso a lui, quindi o gli fanno un sacco di favori o è bravo, una delle due, insomma. E Cencio è un personaggio veramente bello e divertente. Ovviamente Claudio Santamaria, che qua non si riconosce subito se non dalla voce, è alla sua seconda collaborazione con Gabriele Mainetti, visto che era l'eroe senza macchia di Lo chiamavano Gigrobò, senza macchia, qualche macchia, molte macchie. Una frase ripetuta dalla critica è: non puoi aspettarti che un film viva solo sugli effetti speciali. Gli effetti speciali non bastano. Effettivamente questo film è visivamente molto bello, sia la scenografia, sia l'ambito costumi e trucco, sia l'aspetto visual effects sono superiori alla media di quello che siamo abituati a vedere in Italia. Soprattutto ci sono delle scene che dopo un po' ti dimentichi che stai vedendo un film italiano e sembra una produzione internazionale per come ci hanno abituato. Però mi sembra abbastanza ingrato dire a questo film si risolve tutto nell'aspetto visivo e non c'è altro. Secondo me c'è una bellissima scrittura della storia, dei personaggi, una riproposizione della dinamica del nazismo e della partigianeria, molto carina in versione appunto fantasy anche non scontata. Mi ha molto colpito che il titolo Freaks Out non si riferisce poi solo al gruppo di protagonisti, ma riguarda tutti i personaggi in scena. In un certo senso, a parte poche eccezioni, sono tutti dei freak in questa storia. È un film di freaks. Sono loro i depositari di questo mondo ed è qualcosa di bellissimo perché poi stiamo parlando di un universo in cui l'eventuale difetto fisico viene immediatamente convertito in una forma di forza, anzi forza superiore a quelle standard. Una forza che può sgominare i nazisti, che può potenzialmente vincere una guerra. Ovviamente non vi spoilerò i poteri dei personaggi, quindi dovete vederlo. Se devo trovare un difetto al film, che secondo me, ripeto, è fatto molto bene, molto godibile e quando uscirà rivedrò volentieri, è che è, lo so che è una frase banalissima, ma è troppo lungo. Cosa voglio dire? Al di là della durata effettiva che è lunga, sono 2 ore e mezza di film, che quello non vorrebbe dire di per se stesso, secondo me questa mezz'ora in più di film poteva essere ridotta non tagliando intere porzioni di storia, ma riducendo le singole scene di qualche minuto. Cioè, ci sono diverse scene, anche molto belle, che però hai l'impressione che avrebbero funzionato efficacemente allo stesso modo se ridotte di qualche minuto, anche di 2 a testa. Si ha la sensazione che bastava semplicemente asciugare un po' il film, che ci siano delle scene lunghe per mancanza di forza morale, di dire dai, questa scena mi piace tantissimo, però la possiamo ridurre senza perdita eccessiva. Cioè, ho visto una leggera problematica di mancanza di sintesi, come quando si dovrebbe scrivere con un limite massimo di cartelle e non si vuole tagliare nulla perché ci sembra tutto bello quello che abbiamo scritto, no? E quindi forse lì un po' più di lavoro di editing, personalmente ce l'avrei visto. Paradossalmente è una delle mie scene preferite, secondo me dura troppo, cioè è bellissima. Però sono arrivata a un punto che ho detto, ok, si capisce già qui, basta. Bello, però basta. E infatti la durata rischia di essere un po' respingente per il famoso pubblico generalista, secondo me. Cioè, forse potrebbe spaventare un po' la persona random che va al cinema. Sono durate che sei disposti a accettare per forse la Marvel, il Signore degli Anelli, non so se per un film italiano ci sarebbe
questa disponibilità, soprattutto per un film italiano che si propone come film di intrattenimento. Anche perché sotto tutti gli altri punti di vista il film, lo ribadisco, tocca anche dei lidi che sono abbastanza inediti per la produzione italiana e quindi secondo me merita visto da un pubblico più largo possibile. Secondo me ha i numeri per diventare un piccolo cult italiano. Io ve lo consiglio tantissimo, anche perché secondo me Gabriele Mainetti ha una visione che nel panorama italiano è giusto valorizzare. È un binario che in questo momento sta perseguendo solo lui, questo tipo di sperimentazione, e quindi mi sembra giusto supportarlo perché secondo me può portarci in direzioni molto interessanti. Noi sicuramente, lo dico con estrema decisione, quest'anno non potevamo fare una scelta migliore per il nostro premio, perché è un film con un potenziale nerd molto forte, sia per quello che ha alle spalle, sia per quello che potrebbe suscitare nel pubblico in un secondo momento. I personaggi sono fantastici, la scenografia, così come i famosi effetti visivi, valgono il prezzo del biglietto, quindi che dire, a fine ottobre uscirà nelle sale, si spera. Io sono comunque contentissima di averlo potuto vedere in sala e che possa aver beneficiato di tutte queste proiezioni a Venezia, raggiungendo finalmente il pubblico come meritava il film. Io a questo punto vi saluto, vi abbraccio, vi mando un grosso bacio e per quanto riguarda i premi ufficiali sono molto contenta per il premio Sorrentino. Io forse gli avrei dato anche il gradino di più, però comunque ha vinto il secondo premio più prestigioso e quindi bene, anche quello dovrebbe uscire su Netflix in quel caso e insomma ve lo consiglio, magari ne parleremo più avanti. Nachos!